Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix, oggi sono qui con un nuovo video in cui questa volta invece andremo a confrontare la ProGen T20 contro la Zentorno. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piace perché ci vogliono solamente 2 secondi, lasciate un piace alla pagina Facebook, la trovate nella descrizione di questo video, inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto. Ok, cominciamo subito. Allora, comunque sia, ci tenevo a dire delle cose ragazzi. La prima è che se vedete i soliti risultati che avete visto nei confronti della T20 contro l'Adder e della T20 contro l'Osiris, ovviamente i risultati della T20, ciò è normale. Semplicemente ragazzi, ho deciso di non rifare nuovamente il test della T20 perché non lo ritenevo particolarmente necessario, tanto se varia qualcosa varierà di pochissimi centesimi. Per questo ho messo i soliti risultati in questo video che avete visto nei video scorsi. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che molti tra i commenti mi hanno detto che nei test finali stavo utilizzando la scia e l'aiuto giocatori in coda. In realtà ragazzi, se voi fate una gara senza collisioni da punto a punto, il gioco disabiliterà automaticamente sia le scie che gli aiuti giocatori in coda. Quindi se fate una gara senza collisioni è come se voi gareggiaste da soli o comunque sia con dei fantasmi, e praticamente gli scontri con i vostri avversari non influenzeranno l'impatto o comunque sia le scie, la gara. Insomma, è come se gareggiate da soli contro il tempo, e chi fa il tempo migliore ovviamente vince. Praticamente è così, quindi non vi preoccupate che è tutto quanto equilibrato, Abbiamo i primi risultati e possiamo capire che questa Zentorno, ovviamente la Zentorno, come anche molti di voi sapete, ha veramente un'ottima accelerazione. Andremo a vedere se la ProGen T20 riuscirà a battere, anche se di poco, perlomeno l'accelerazione della Zentorno, perché come sapete comunque sia la Zentorno tiene un'ottima accelerazione, però non una velocità massima veramente chissà quanto fantastica, ecco, possiamo dire. Vediamo invece cosa farà la nostra Pegassi Osiris modificata, e ci dà 21 secondi e 16 centesimi. Ecco appunto i risultati all'aeroporto che abbiamo avuto con la Zentorno non modificata, la Zentorno modificata, la ProGen T20 non modificata e la ProGen T20 modificata. Invece eccoci qui ai Drag Race 1 contro 1, mettiamo a confronto testa a testa la ProGen T20 contro la Zentorno, e possiamo capire che inizialmente la ProGen T20 riesce ad avere un'ottima accelerazione. Vediamo invece se almeno in questo confronto riuscirà la Zentorno a riprenderci, ma a quanto pare questi due veicoli hanno una velocità massima davvero molto simile. Ovviamente ho ripetuto il solito test 2 volte per vedere cosa succedeva, e nel secondo test stranamente comunque siamo riusciti a partire un pochino meglio. Però diciamo che verso il finale possiamo notare che comunque sia la ProGen T20 ha una velocità massima un pochettino migliore rispetto alla Zentorno. Stessa cosa riguardo l'accelerazione. Ovviamente ho eseguito il solito test pure nel tracciato lungo e i risultati sono praticamente stati più o meno quelli che avete visto nei tracciati corti, ovvero che la ProGen T20 riesce ad avere un'accelerazione un pochettino migliore rispetto alla Zentorno, come anche la sua velocità massima. Quindi in breve possiamo dire che la ProGen T20 ha delle prestazioni un pochino migliore rispetto alla Zentorno, e penso anche la sua manovrabilità, anche se comunque sia la Zentorno è abbastanza manovrabile. Queste due auto sono molto simili, però posso dire che comunque sia la ProGen T20 è un pochettino migliore rispetto alla Zentorno. Sta a voi a decidere se comunque sia la ProGen T20 vale il suo prezzo, comunque sia meglio, anche se ha delle prestazioni un pochettino peggiori, prendere una bellissima Zentorno. Vi ricordo che ci sono altri confronti, vi lascerò tutti i confronti dell'automobile che ho fatto sul canale nella descrizione di questo video, come anche la sua playlist. Andatevi a guardare i confronti della T20 con l'Adder e l'Osiris se siete ancora in dubbio per acquistare questo veicolo. Inoltre vi lascerò anche i video dei confronti della Dinka Vindicator con le varie moto del gioco che ha fatto il mio amico Nestarter. Lascerò sempre i video nella descrizione di questo video, e detto questo, per favore mi piace, ci vogliono solamente 2 secondi e cliccare quel bottone blu, lasciate un piace alla pagina Facebook, la trovate nella descrizione di questo video, inoltre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per altri contenuti. Da ZWillix è tutto, al prossimo video.